Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale, e questa settimana festeggiamo il quinto compleanno del canale del Master Kai. Oramai è diventata una tradizione che nella settimana in cui il canale compie gli anni io faccia un video in cui riassumo quello che è successo di più saliente nella precedente stagione e poi risponda alle domande che voi mi avete inviato nell'ultimo mese. Quest'anno ne sono anche arrivate un bel po', quindi vediamo di iniziare subito con la parte in cui io autoesalto lo scarsissimo rendimento del canale. Anche se in realtà scarsissimo mica tanto, devo dire, perché al momento in cui sto girando siamo arrivati a 977-78, sta oscillando negli ultimi giorni, ma siamo molto vicini al traguardo psicologico dei 1000 iscritti, quindi può anche darsi che il prossimo anno saremo qui a festeggiare i 1000. Ovviamente, ora che l'ho detto, succederà chissà quale casino di disiscrizioni di massa, perché io sono bravissimo a portarmi sfiga da solo. E cominciamo con quella che è probabilmente la novità più eclatante, l'arrivo del nuovo microfono, che immagino che per quelli che siano arrivati nuovi dopo questa estate sarà strano, ma per anni la qualità del mio audio è stata pessima e continua a esserlo ancora adesso, ma questo dovrebbe aver migliorato almeno un po' la situazione. Mi dispiace per il master etilico che so che è rimasto traumatizzato dal cambio del microfono, siategli vicini. Questa stagione ha anche portato un sodalizio per il canale con il canale del Pellegrino, che in realtà non è uno youtuber, lui è un podcaster, ma abbiamo avuto la possibilità di collaborare più volte nell'ultima stagione e continueremo anche in questa. La prima settimana di novembre, se non sbaglio, vedrete la nostra prossima opera collaborativa e speriamo di portare avanti. Nel caso vi lascio i suoi link qui sotto in descrizione se volete andare a seguirlo. E ovviamente la scorsa stagione è stata dedicata principalmente al world building e andremo avanti anche in questa stagione, lo avete visto, ci sono già dei video scritti, anche se in questa stagione ci espanderemo perché le due grosse novità del sesto anno sono appunto i video dedicati ai giocatori e poi i video dedicati all'actual play. Ho fatto dei video apposta per spiegare cosa saranno, non sto qua a ripetermi, ma nel caso vi lascio qua sopra, non lì sopra, qua sopra i link se volete andare a vedere. Queste sono le novità che vengono introdotte quest'anno. E restando in tema di novità che vengono introdotte quest'anno, ho anche deciso di riorganizzare le playlist. Forse qualcuno di voi se ne è già accorto, ma c'erano un sacco di video che mancavano, erano messi nell'ordine sbagliato. Mi sono messo in realtà un paio di mesi fa a vedere video per video, adesso le playlist dovrebbero essere complete, anche se francamente cominciano a diventare veramente lunghe, quindi probabilmente farò un'ulteriore riorganizzazione, le dividerò per stagioni. Nel caso accetto proposte se qualcuno ha idee su come gestirle meglio, perché 5 sole playlist, di cui ce ne sono due che contengono centinaia di video, probabilmente non è il modo più facile per approcciarsi al canale per qualcuno che sia arrivato nuovo da poco, ed è soprattutto la loro opinione che voglio sentire in questo caso. Tra l'altro, riorganizzando, ho scoperto che l'arte del masteraggio 38 non esiste. Passano dal 37 al 39. C'è anche una storia dietro, ma la racconteremo un'altra volta. Sappiate che esiste il video perduto del Master Kai. Comunque, dato che sono arrivate richieste in merito, ho anche deciso che da quest'anno introdurremo una svolta social nel canale del Master Kai. Adesso, al momento in cui sto registrando, non mi sono ancora attivato, ma poi dovreste trovare i link sotto nella descrizione del video.
ho deciso di creare un gruppo Discord che in realtà esiste già, ma ho deciso di, diciamo, aprirlo all'utenza del canale e un canale Telegram per riunire la community e permettere alla gente di interagire in tempo reale e non solo tramite i commenti. Lì probabilmente ci saranno gli annunci dei nuovi video, diciamo che avremo la possibilità di interagire in una maniera più diretta che non con una serie di domande una volta all'anno. Però voi siete qui per sentire le risposte alle vostre domande, non per sentire me che autocelebro il canale, quindi vediamo di passare direttamente alle risposte alle vostre domande. E iniziamo con Franz The Rocker, che credo sia uno degli iscritti più vecchi del canale, che fa due domande. La prima è: cosa ne pensi dell'utilizzo dei prop durante la sessione e della musica come sottofondo, come colonna sonora? Sull'utilizzo dei prop io sono uno dei sostenitori più accaniti, credo sia una delle cose che meglio attraggono l'attenzione dei giocatori, sia per quanto riguarda mappe, scenari. Ogni estate faccio dei video su come creare mappe in 3D o in 2D per il gioco di ruolo, ma anche gadget, monete, fogli da dare ai giocatori rendono molto più facile ricordare le cose. Semplicemente, se i giocatori devono, non lo so, firmare un contratto durante una quest e questo contratto è effettivamente un foglio che hanno in mezzo alle loro schede, è molto più probabile che loro gli diano una maggiore considerazione rispetto a che se fosse semplicemente qualcosa che stavo detto durante la partita. Per quanto riguarda la musica, invece, ho un'opinione ambivalente, perché so che molti giocatori l'apprezzano e mi è stato detto da delle persone che senza la musica non riesco a giocare, non riesco a immaginarmi. Francamente, io invece sono di quelle persone che viene distratta dalla musica. Quindi, no, personalmente, quando mastero io non la uso, credo che sia una questione di gusto personale. Ho giocato come giocatori con master che invece che la usano e la usano anche abbondantemente. Vedete cosa piace di più ai vostri giocatori, ma non vi né consiglio né sconsiglio in questo caso. Per quanto riguarda la seconda domanda, cosa si mangia e beve al vostro tavolo? Signori, buongiorno e benvenuti a un nuovo episodio di In Cucina col Master Kai. Oggi vedremo una ricetta veloce che potete fare per preparare qualcosa per voi e i vostri giocatori quando dovrete giocare con pochi semplici ingredienti. Vi serviranno delle patatine e un tegame. Per prima cosa dovrete aprire il pacchetto di patatine, questa è un'operazione complicata che richiede anni di esperienza per farla bene, e una volta che lo avete aperto dovete versare le patatine all'interno del tegame. Seguitemi per altre ricette. Da quando il gruppo di MasterKai Shitposting ha chiuso, devo inventarmi qualcosa per fare il pirla. Daniele Fiumara chiede: consiglieresti libri quali la guida del GM pigro, come scrivere avventure che non facciano schifo, o quali altre guide narrative in genere consiglieresti? Mai pensato di scrivere una tu per motivi di cui sopra? Tra l'altro anche Mirko Sacchetti chiede praticamente la stessa cosa: cosa ne pensi della guida del Game Master pigro? Allora, qui credo andiamo di fronte a un gap generazionale. No, io non ho mai letto una guida su come si mastera, perché io vengo dalla generazione in cui queste cose venivano o trasmesse direttamente oralmente o venivano diffuse tramite blog, non guide, per cui non esprimo un commento, non conosco l'articolo, però per dire cosa consiglieresti, probabilmente i due blog che io ritengo più influenti sono The Alexandrian, che è probabilmente uno dei decani del genere,
e poi il blog dell'Hungry GM. Se volete avere qualcosa di scritto su come si mastera, probabilmente è lì che dovete andare. Per quanto riguarda se ne voglio scrivere una io, beh, sì, lo sto facendo da 5 anni, solo che non è in forma scritta, è in versione audio-video. E adesso abbiamo Flutalking 85, che tre domande per lui. Allora, cominciamo da: in questo periodo di pandemia globale, in molti casi si sono dovuti arrangiare a contentare del gioco online. Hai avuto modo anche tu di sperimentarlo? Qual è utilizzato preferito? Allora, sì, ovviamente, perché sennò sarebbero 2 anni che non gioco. Diciamo che negli ultimi 2 anni, adesso come mio tavolo personale, sto conducendo una campagna di Dark Heresy, che è il gioco di ruolo di Warhammer 40.000, che tra l'altro per l'occasione sono riuscito a radunare vecchi amici che non sentivo da anni, quindi diciamo che questo ovviamente è uno dei vantaggi del gioco online, la distanza geografica non è così influente, e tra l'altro saluto il party, è molto probabile che lunedì sera muoiano. Cosa vi aspettavate da Dark Heresy? L'unico prodotto però ufficiale che abbia avuto la possibilità di provare è World Anvil, su cui io francamente mi sono trovato bene, ed è quello che vedete nella quest di Fallout. Le immagini che vedete nella quest sono prese da World Anvil, quello è il server di Dungeons & Dragons. Non posso dire di essere ancora un esperto, l'ho usato per qualche mese appunto per masterare la campagna di Fallout e poi nell'ultimo periodo sto giocando come giocatore a una campagna, ma diciamo che per adesso sono ancora in fase rudimentale, io poi sono vecchio e a imparare cose nuove ci metto molto. Io sono uno di quelli che continua a preferire il gioco di ruolo dal vivo, però devo ammettere che il gioco di ruolo ovviamente ha anche i suoi vantaggi, già solo poi il fatto di poter masterare in mutande. Prossima domanda: ti sei mai innervosito per il continuo rimandare la sessione per i vari impegni dei giocatori, facendoti venire la voglia di farli lavorare al tarasco di turno? Ok, sì, è qualcosa che quando capita è effettivamente frustrante. Il modo in cui io la risolvo: prendi sempre 2 giocatori in più al tavolo di quello che è il limite a cui vuoi masterare. Non vuoi giocare sotto i 2 giocatori? Fai un party da 6 giocatori. In questo modo, anche se è possibile che ogni settimana qualcuno manchi, avrai sempre un numero legale di giocatori per non interrompere la sessione. Poi, mettiamola così, questo è un problema che affanna molto di più i giocatori giovani di quello che ho visto. I giocatori vecchi, diciamo quelli da 35 in più, normalmente ormai hanno una vita particolarmente noiosa, quindi è raro che diano buca alle sessioni perché ormai non abbiamo più una vita sociale e andiamo verso la morte. Quando una bella sessione multitavolo per festeggiare il CAE e il canale? Beh, avendo attivato i social si può anche organizzare e molto probabilmente sarà via rete perché voi siete sparsi per tutta l'Italia e da quello che dicono le analitiche sono anche 2 dalla Svizzera e un tizio che mi segue dalla Spagna. Ciao, non so neanche se capisci quello che dico. E chiudiamo con il General Mark che chiede: sistema di gioco più bello che ti è piaciuto? Qua in realtà si allaccia alla seconda domanda che faceva Daniele prima, una tier list dei giochi. E poi il sistema più ostico che ti sei mai ritrovato a masterare. Sul fatto di vedere il Master Kai senza la barba, no, non lo vedrete mai. L'ho smesso di tagliarmi la barba, credo, all'università. Il gioco di ruolo che personalmente mi è più piaciuto rimarrà sempre Dark Heresy, ma io sono, almeno ero un grande fan di Warhammer, quindi ammetto che in questo caso il mio giudizio è plagiato. Il fatto che mi piaccia quel gioco non ha assolutamente niente a vedere con la qualità del suo regolamento. E personalmente lo ritengo anche uno dei sistemi più ostici da masterare, per il fatto che è veramente molto vecchia scuola,
Quindi tantissime cose sono lasciate all'arbitrio del master, che in alcuni casi ha senso, ma ci sono interi blocchi di regole per cui fondamentalmente il tavolo deve scriversi le regole da solo perché non esiste niente di ufficiale. In più è diviso in vari manuali che però sono edizioni successive con varie iterazioni del regolamento, quindi non necessariamente sono esattamente compatibili tra di loro e c'è un sacco di lavoro da fare se si vogliono far interagire elementi di due manuali contemporaneamente. Diciamo che da questo punto di vista io ho masterato principalmente Dungeons & Dragons 3.5, che invece è estremamente meccanico, estremamente lineare, ti viene persino detto il grado di sfida dei mostri in modo da non poter sbagliare a creare gli incontri. Diciamo che da quel punto di vista, probabilmente la 3.5 è il sistema più facile che io abbia mai visto, perché basta leggere e applicare quello che dice, c'è nessun altro ragionamento che devi fare. Poi sì, è mostruosamente grosso da leggere appunto per questo, però la quantità non vuol dire difficoltà, vuol dire solo quantità. Poi non mi metterò a fare una tier list, ma provate il richiamo di Cthulhu, però dovete avere un master che sappia quello che sta facendo e personalmente non mi ritengo tale. Provate Paranoia, è vecchissimo ma merita, e molto molto probabilmente provate una delle varie incarnazioni di Gorlanta. È probabilmente qualcosa che si adatta molto più all'OSR che al TRAD, ma è un pezzo di storia che va provato. Bene, per questa stagione è tutto, questo è ufficialmente l'ultimo video del quinto anno, quindi dalla settimana prossima si entra nella sesta stagione del MasterCAE. Vi ripeto, vi lascerò i link ai canali social sotto in descrizione, se siete interessati andateci, sarà un modo più diretto per tenerci in contatto tra di noi e soprattutto servirà a me per vedere quali argomenti voi volete che vengano sviluppati, perché oramai dopo 5 anni diciamo che credo che le basi del gioco di ruolo tradizionale grosso modo le abbiamo finite, ci saranno ancora un paio di cose che vedremo nel corso di quest'anno e nella fattispecie andremo avanti a parlare dei villain, abbiamo già cominciato, faremo una serie di video che approfondiranno il concetto e poi dovremmo verso la fine dell'anno chiudere con il sandbox e nella fattispecie l'hexcrawl, che è l'altra grande scuola di pensiero su come gestire le campagne in un gioco di ruolo. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete tutto nei canali qui sotto. Ci sentiremo poi sui link social. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi, attivate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai e ci vediamo nel sesto anno del canale.